Buonasera, onoratissimi di essere anche quest'anno qui presenti al premio Troisi. Quest'anno saremo in una veste un po' diversa perché in questo periodo così un po' di Covid per tutti, abbiamo fatto dei ripassi, delle letture e proprio questa sera ne leggeremo qualcuna per voi. Infatti, signore e signori, vorremmo onorare questo bellissimo palco con un momento di cultura, io direi, pregnante, quindi scusateci per la doverosa concentrazione. Ulecci. Hai scutato Ulecci? Non capito. Ulecci. Cosa? Che lo cazzo sa però cosa? No. Ulecci. Dicevo, scusate per la concentrazione. Hai scutato un libro. Che? Un libro. Quale? Che lo cazzo che si sente? Che... Un libro. Secondo me è la droga scaduta. Faccio arret? Sì. Arret. Arret, francese, arret. Cioè arret. Stop, arret. Sino, tuz. Tu? Sì. Arret. No, e poi nanda. Stop, nant, stop. Sino, tabuc. Tu? Bash. Stop, bash, sino, tacapuat. Francese. A boff, stop a boff. Ah, sì, no? Schiat! Lisciale. Che? Le casque s'arravogne, le casque arravoglie, le compric, le casserò. Le scarfon, le canaron, le scarface. Do you know scarface? Yes. Le francese, americano. Signore e signori, i Ditelo Voi Educational presentano l'Odissea. Oggi narreremo per voi le vicende di Ulisse, re di Itaca, che con astuzia e coraggio conquistò la città di Troia. Sorata. Mamma. E mentre Ulisse vagava peregrino ad attendere il suo ritorno, c'era Penelope. Buonasera, sono Penelope. Ma non si emoziona. Figlio mio, sono ormai 20 anni che tuo padre Ulisse non ritorna. Sono preoccupata, non mi preoccupassi, ma mi preoccupo. Si ben cago Covid un gollo uccido. Stai tranquilla, madre. Stop. Starà bene, madre. Stop. Quante volte devo ripetertelo? Ti chiami Telemaco, non telegrafo, strunzo. Figlio mio, ci sono ospiti di là per me. Sì, madre. Stop. C'è qualche uomo tra di loro? Sono tutti uomini. Falli entrare. Falli entrare, voce del verbo fallere, ma mamma mia. Salve Penelope. No, non chiamarmi Penelope, chiamami Pene, più chic, non chicassi ma chic. Salve Pene, questi uomini che vedi con me appartengono al popolo dei proci. E là, complimenti, quanti proci, complimenti, non complimentassi ma compilation. Ed io sono il capo dei proci. Ah, sei il procione? E dimmi procione. Penelope, sappiamo che da troppo tempo non vedi tuo marito. Che ti manca la figura di un uomo al tuo fianco. Nel calore di due braccia possenti che ti sostengano. Per questo io e i miei uomini siamo qui per chiedere la tua
La mia? Ma non ci so crepa! Oddio, sapeva dove ha ruggito! La mia? La tua mano! A mano? Sono 20 anni che non vedo mio marito. Cazzata fa questa mano, scusate. Vedete bene, forse avete sbagliato a scrivere. Forse avete pensato una cosa. Vire Borsè! Sto con me la pazza! Un po' come Covid, era un po' come marito. Vedete bene, sto proprio con me una rannata. Ma lei è una regina, non deve dimenticare di essere una regina. Non me ne fotto, va bene? Sono vasciaiolo quando. Sentite, Vire Borsè, leggete, piacere. Forse avete sbagliato a scrivere, quella a volte è una lettera. Vire Borsè, ah, piacere! Rimedio subito. Vedete, grazie. Dicevo, io e i miei uomini siamo qui per chiedere la tua mano. No, vabbè, allora io credo benissimo. Voi non siete proscio, così io siete un grandissimo proscio. Proprio chi di là, comunque caro proscio, se vuoi la mano bisogna aspettare. Ho da finire la tela e non te lassi, ma te l'avrei data. Intanto sull'isola di Ogigia Ulisse era intrattenuto dalla ninfa Calippo. Calipso, ah, animale, Calipso, spezzo per Calipso. Calipso. Ha detto Giorgio che oggi Giorgio lascia Ogigia. Calipso. Ha detto Giorgio che oggi Giorgio lascia Ogigia. Non si è capito. Cari, ha già partito. Vado via. Che parla bene. Perché Ulisse ti sei stancato di me, non ti piacciono più i miei calippi? I tuoi gelati, mia cara Calipso, sono i migliori del Pelopopero, del Polo Poppano, del Polo Poppò. Poro Poppò e Polo Poro Poppero, Poro Poro Poppero, Poro 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 Poppò. Olè! Così Ulisse di buon mattino partì da Ogigia con la zazzera. Con la zattera. Ma durante il suo peregrinare venne richiamato dal famoso canto delle sirene. Accostate la nave sullo scoglio a destra, accostate la nave sullo scoglio a destra. Non ho capito, cosa bisogna fare? Scoglionate a destra. E così, pagato un verbale di 200 scudi, Ulisse ripartì, ma una tempesta sollevategli contro da Pordenone. Poseidone! Sì, lo feci naufragare sulle coste della Tibia. Sulle coste della Libia! Olè! Terra, terra! Non terrasse, ma terrone! Marinai, finalmente un nuovo ospedale. Un luogo ospedale. Ulisse sbarcò su un'isola popolata da tanti animali. C'erano mucche, porci, cani, cavalli, galline, ornitorinchi, iguane, boare, gru, gnu, gnu. Ma sull'isola c'erano anche tante capre selvatiche. Compagni, ma voi non avete fame? A me quella capretta mi stuzzica tanto l'appetito. Quanto col signore ce l'avevo con te? Ma tu stai più vicino. Ma quello sta guardando proprio a te. Cazzo. Presto, mangiamola. Fregami. Io sogno volevamo. E voi? Voi cominciate a menghia. Polife, un solo occhio. Ma quando amici. Complimenti. Ma veramente. Adesso vi mangio a tutte quante! Presto, marinaio, infilagli il palo! Non lì, nell'occhio! Chiacca!
E così Ulisse, scampato alla furia del ciclope, ritornò dalla sua Penelope e se la baciò. No. Se la carezzò. No. E mica se la trombò. Sì! Grazie! Veramente grazie, veramente grazie, grazie, grazie a loro, grazie a tutti, grazie! Evviva! Di voi! Massimo Troisi! Ciao!